alta nel cielo serale di marzo, troviamo la bella costellazione del Leone preceduta dai più deboli astri del Cancro. Verso ovest ritroviamo ancora le stelle del triangolo invernale. Betelgeuse in Orione, Sirio del cane maggiore e Procione nel cane minore. Il Toro declina verso l'orizzonte seguito dall'Auriga. Più in alto risplendono gli astri dei Gemelli. Ad est sorge la luminosa Arturo con la costellazione del Bovaro. Poco lontano possiamo ritrovare anche le stelle della Vergine. Verso nord l'Orsa maggiore è imponente ed inconfondibile. Opposta all'Orsa troviamo Cassiopea dalla caratteristica forma W. Nella prima parte del mese avremo la possibilità di osservare tutti e cinque i pianeti visibili ad occhio nudo. Mercurio, il più basso sull'orizzonte, sarà visibile appena tramontato il sole. Venere e Giove brilleranno poco sopra, e nella luce del crepuscolo serale il giorno 12 ci regaleranno una delle congiunzioni più belle dell'anno. Marte, ben visibile per l'intera notte, sorgerà dall'orizzonte est, e Saturno che lo seguirà con qualche ora di ritardo, sorgendo intorno alle ore 22. Non perdete la sera del 12 marzo la spettacolare congiunzione tra Venere e Giove. I due pianeti più brillanti del sistema solare si troveranno uno accanto all'altro.